Eccomi. Buonasera. Allora, Mauro Corona, l'ha sentito il discorso di Giorgia Meloni alla Camera stamattina, alla Camera dei Deputati? Di nuovo il ritorno, per favore, potete togliere? È quello? No, no, non sento proprio la sua voce, Bianchini. Allora, scusate, non arriva neanche la voce. C'è il ritorno di fiamma. Peggio del solito, oltre al ritorno non arriva neanche la voce. No, mi arriva Balzi. Quindi non ho capito la domanda, non ho sentito la domanda. Allora, intanto mi dica se mi sente bene adesso? Adesso sento bene, meglio di prima, però c'è ancora la mia voce che torna a tormentarmi. Benissimo, allora intanto che... Mamma mia, che robe! Intanto che le levano, speriamo, questo ritorno, che non ho capito perché lo dobbiamo ripetere tutte le volte, che va tolto a questo punto, dovrebbe essere scontato... evitare che la voce rimbombi dentro l'orecchio perché è molto fastidioso. Le ripeto la domanda. Ha sentito il discorso pronunciato stamattina da Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati? Sì, ho sentito, ero in montagna a dire la verità. Mi è piaciuto se quel discorso dove ha detto che l'Italia ha avuto il suo punto più basso applicando le leggi razziali, allora ho cominciato ad avere molta stima di questo Presidente del Consiglio. Senta, che cos'altro le è piaciuto? Ma ripeto, ho sentito degli spezzoni perché ero in montagna, sono arrivato un'ora fa. Ah, non era a casa sua Erto, era ancora in gita, diciamo. Ero ancora in montagna, sì, ero sul... Ecco Corona che mi ritorna nell'orecchio, mamma mia. Senta Mauro, ma comunque adesso poi magari cercheremo un po' di commentarlo con Iva Zanicchi che sarà nostra ospite. Ma lei che idea si è fatto? Berlusconi e Salvini saranno alleati leali su cui Giorgia Meloni potrà sempre contare o insomma, diciamo così come si diceva a Roma, un po' gli rode che sia lei a fare la Presidente del Consiglio, anche perché è una donna giovane, tutte e due avrebbero desiderato essere al suo posto. L'aiuteranno oppure magari ci saranno dei momenti in cui gli metteranno i bastoni tra le ruote? Se hanno un po' di sale in zucca, la devono aiutare per migliorare l'Italia, migliorare questo dramma delle bollette, del gas, del gasolio, del petrolio. Se hanno un po' di testa e amore per gli italiani, come sbraitano di dire, la devono aiutare, altrimenti non si va avanti. Comunque, a me fa piacere, la vedo che ha coraggio e sono sicuro, essendo una donna orgogliosa, che ha promesso delle cose, sono sicuro che farà di tutto per ottenerle e farci stare meglio. Stiamo a vedere. Quindi lei è positivo, il ritorno non se ne va stasera, che succede? Come mai il ritorno stasera è più forte delle altre volte? Io non lo so chi lo deve togliere, se il suo operatore che sta lì, noi che stiamo qui da Roma, insomma cercate comunque di intervenire. No, è fastidioso perché già non mi piace la mia voce, mi torna dopo un po', eccola qui. Ma anche adesso. Anche se le piaceva, le assicuro che le avrebbe dato molto fastidio la voce che torna dentro lei. E allora parla tu. Ha visto la maglietta. Questo riguarda me? Sippo, chi? Cioè è venuto subito. Non è più re Bianchino. No, dico, è venuto subito con propositi provocatori? No. Allora parla tu, come vuol dire. Perché con lei non si sa mai. Sono pacifico e lei dovrebbe apprezzare il senso dell'umorismo. Non sono per niente aggressivo perché ho scoperto che la vita è andata dall'alto verso il basso. Quindi sono molto mite e un po' anche triste stasera. Però, che vuol dire dall'alto verso il basso? Che la vita è andata di colpo dall'alto verso il basso, cioè non qualcosa? In su. No, sono cose private, no niente di grave, per carità. Niente di grave, però. No, me lo tengo. No, di grave no, assolutamente no.
Volevo, se mi permette... Aspetti che devo far entrare la nostra ospite, un attimo solo la nostra ospite, Iva Zanicchi. Sì, 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 va bene. La devo far entrare perché so che, insomma, io gli ho mandato un messaggio, Iva, non sai quanto sarei contenta di averti, e lei che pure impegnatissima. Buonasera, ciao. Impegnatissima, ciao, ciao, sai, grazie. Che qui c'è questo scalino, che ma ti devi mantenere, grazie, in grandissima, grazie, forma, perché, cioè, io ho visto che l'ultima, grazie, volta hai fatto, cioè... Se hai ottenuto, grazie, sette, ragazzi, anche pochi, da... Pochi ma buoni, basta così. Sette, grazie, anche, grazie, da giurati, eh? Posso? Buonasera, buonasera a tutti. Bianca, sono qui per te. Guarda. Ti voglio bene. Ma anche io, e non sai anche quanto... Anche per Mauro Corona. Anche per Mauro Corona. Fammi trovare Mauro... C'è? Ah, ecco, mi pare. Allora, guardalo. Buonasera, di fronte, buonasera, a te, sì, Iva, guardalo lì di fronte. Oh, stasera è particolarmente, eccolo, bello, devo dire. Invece ha detto che è un momento un po' demoralizzato. No. Cosa c'ha scritto sulla maglietta? No, e Iva, allora parla io tu. Sono... Io sono un bel brutto, no bello. Guardi, ecco, ritorno. Il fascino, ciao Corona, la... dimmi come va la vita. Ecco, il fascino è il fascino, la bellezza, sì, è banale. Lei è affascinante, punto e a capo. Oh, finalmente, grazie, sei arrivata, così l'hai tirato su. Ho detto che stasera era un po' giù, capito? Col tuo ingresso immediatamente si è ripreso. Vedi? Quindi vedi? Molto bene. Senta, Mauro Corona, ma lei, poi parliamo naturalmente del governo e di tutto, ma lei l'ha vista in questi giorni Iva che ballava a Ballando con le Stelle? Le è capitato? No, no, mi dispiace perché ho fatto 10 giorni in montagna, arrampicare, camminare. E quindi sono tornato ora a impossessarmi un po' della civiltà. Però ci sarà modo di vederla, no, saranno, certo, le repliche, qualcosa. Signor Corona, lei ha perso poco e niente, insomma. No, l'ultimo sabato, no, mi vero, sono permessa, no, no, di ballare il tango argentino, sa, quello figurato, e ho fatto un grande casqué che poi, sì, non riuscivo più a alzarmi, mi hanno lasciato lì, mi hanno portato via in quattro. Sì, però è stato apprezzatissimo, ho visto. Sì, no, bene, bene. Io mi diverto, guarda, veramente. Hai ottenuto un punteggio più che soddisfacente. Ma assolutamente, e poi voglio dimostrare a tutte quelle signore di una certa età, perché io non ho mai nascosto la mia, e anche le signore che hanno qualche chilo in più, che bisogna veramente divertirsi, andare a ballare. Il ballo è uno sport meraviglioso. Certo. Intanto ti stringi il partner vicino, immagina se io potessi ballare un lento con Corona, che soddisfazione. Allora, se mai Corona verrà a Roma, cosa di cui ormai andiamo a ballare, no, lo portiamo, no, ballate qui, balliamo qui, cosa di cui ormai dubito profondamente. Bravo Corona, venga. Però almeno lo fa sì, ballare qui, sì. No, ma io vorrei dire al, guardi, signor Corona, che poi l'ultima volta ci davamo anche del tu, ma non importa, le vorrei dire, venga una volta a Roma, scenda, io anch'io sono montanara, anch'io, sì, amo la montagna, mi chiamano l'Aquila, io sto bene in montagna, i miei ruscelli, sì, non sono certo le Dolomiti, sono è l'Appennino, ma è altrettanto bello, suggestivo, più tranquillo, lassù sono le cattedrali, qui sono le chiesette di campagna, ecco come paragone, venga a Roma, Corona, venga una volta, che vengo anch'io, venga, con lei qui da Bianca. Guardi che quando ballo con lei io stringo, Sì. Parla con lei? Sì, sì. No, io voglio ballare con lei, bravo, bravo. Perché il ballo, sì, comunque è un fatto sensuale, conoscersi meglio, sentire l'odore della pelle, capito? Ecco. Lo sa perché lei ha ballato spesso. L'odore della pelle, i respingenti. Ah, io ce li ho quelli. Non ho ballato mai. Che forte, ho visto, che... Va bene. Li ho visti. Allora, intanto tu l'hai sentito oggi il discorso di Giorgia Meloni? Cioè, hai avuto il tempo, perché lì tra una prova e l'altra... Guarda, io no, onestamente non l'ho sentito, non però sentito. Stavo provando e invece ho ascoltato il giudizio, ma dico sinceramente, sai che io dico sempre quello che certo penso. Il giudizio di alcuni, alcune persone, alcuni servienti, no, erano tutti molto piacevolmente sorpresi dal discorso che ha fatto la Meloni. E cos'è che li aveva sorpresi? Era piaciuto quello che lei ha detto. Tutti dicevano, speriamo che lei possa mantenere quello che ha detto in questo bellissimo discorso. Io sono per la Meloni, non l'ho nascosto, anche ultimamente l'ho detto, perché mi piace come donna, mi piace la sua intelligenza, mi piace come è preparata, mi piace come si è posta, sempre posta, facendo politica, e io spero tanto che lei possa governare bene, anche se non sarà
facile, perché Corona lo sa meglio di me, governare questo paese è quasi impossibile. Ecco, però ti volevo chiedere, che tu comunque stai con Giorgia Meloni, ma nel passato insomma sei stata anche con Silvio Berlusconi, quindi lo conosci particolarmente bene. Sì, no, volevo solo dirti, è vero che la Meloni oggi ha ringraziato tutte le donne importanti? Sì, allora ha paese. Iniziato il suo discorso. Ha ringraziato anche me? Annaggia, non c'è, perché ridete, no, scherzo, dai. Però applauso. Ha iniziato il suo discorso ringraziando tutte le donne che hanno avuto il coraggio di sfidare, insomma, il dominio degli uomini, il potere degli uomini. Io anch'io ho sfidato, Perché grazie a loro è stato possibile anche per lei rompere il tetto di cristallo che l'ha portata a diventare la prima presidente del Consiglio. No, ma adesso tutti decantano il fatto che lei sia la prima donna presidente del Consiglio, certo, però vale molto di più avere una donna, ma intelligente, non perché donna. Lei è una donna veramente intelligente, carina, capace, per cui noi ci aspettiamo. Vero? Corona, dica anche lei, ci aspettiamo tanto. No, già l'hai elogiata, già l'hai elogiata. Ah, sono contenta. L'ho appena detto. L'ho appena detto. Ma secondo te, Iva, Salvini e Berlusconi, insomma, quanto sono scontenti del fatto che sia lei... Essere diventata presidente del Consiglio. Non sono nella mente né di Berlusconi né di Salvini. Però Berlusconi lo conosci. Il fatto che lui sia dovuto andare poi per la prima volta a lui nella sede dei Fratelli d'Italia invece che come era. No, ma io questo penso che sia stato un gesto. Nella sua palazzo. No, che lui sia andato alla sede dei Fratelli d'Italia, io credo che è tipico di Berlusconi, nel senso che lui è molto cavalleresco, lui è molto gentile, molto carino. È stato un gesto importante e doveroso. Io trovo che poi insomma tutte e due rosicano un po', forse sì, nel senso che trovare questa donna carina, così minuta, che sembra una bambina, che insomma lei che c'ha proprio, non si può dire che c'ha le palle, ma perché dire che c'ha le palle? No, allora dite che c'ha le tette, non no? Lo diciamo appunto, perché non è che però una donna diciamo ha un bel carattere, è forte, forza Giorgia, noi siamo con te. Anche Bianca, guarda, non esageriamo, anche Bianca che è tutto dire. Mi pare che stiamo esagerando. Bianca proprio non si pronuncia. Allora, ma quelle cose che sono dette, che abbiamo letto, non so, che Silvio Berlusconi, sai che c'è stata una divisione dentro Forza Italia in cui si è parlato di lui, che sarebbe molto fagocitato da questa Licia Ronzulli e da questa sua nuova fidanzata Marta Fascina, che lo isolano un po' dagli altri. Come la vedi questa descrizione? Signori e signori, buonasera, è un grande piacere, adesso mi prendo lo sgabello e me ne vado. No, come la vedo? Io amo Berlusconi, tu lo sai. Ho sempre amato, l'ho sempre stimato, grande intelligenza, grande capacità, grande imprenditore. E lui quando si è messo in politica era veramente voglioso di fare tanto, di poter aiutare questo nostro paese. Però adesso sono passati. Poi chiaramente c'è stato di tutto e di più. Non credo che le due signore possano, mi auguro per lui, perché non credo, spero di no. Boh, oddio, la Ronzulli la conosco molto bene perché con lei, insomma, per 6 anni siamo stati in Europa assieme. È una ragazza molto determinata. Lo si è capito. Si era capito, no? Sì, beh, sembrerebbe. Molto, anche intelligente, sicuramente. Forse, io non lo so, Licia, ma penso che tu abbia una grande influenza su Berlusconi. Su Berlusconi. Quindi... Ma io non lo so, va bene? No, dico, e quindi a seconda, parliamo di ballo, che a seconda di come la esercita in qualche modo, diciamo. Ma no, lui ci tiene, io credo che lui ci tenga moltissimo alla Ronzulli, la stima tanto, già da allora, già da 10 anni fa, perché diceva che lei era una organizzatrice, la più grande organizzatrice che avesse mai incontrato, ed è in effetti ha delle grandi capacità, delle grandi qualità, è una donna intelligente, senza dubbio. Beh, no, io mi auguro e spero che lui non si lasci influenzare troppo da queste signore che ha attorno. Beh, è la moglie lei, quella... Moglie... Come si chiama? Sì, non sono sposati, ma non... No, faccio una figura di Marta Fascina. Come si chiama? Marta Fascina. Fascini? Fascina! Ha del fascino, ce l'ha la Fascina, sicuramente. Io auguro, a parte le donne, non mi interessano. Silvio,
Io ti auguro tutto il bene, ma vero, tu lo sai che io ti voglio bene e so che anche tu me ne vuoi, non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai, io non ti telefono, so devo passare attraverso 45 signori, signorine, segretari, se mi vuoi chiamare tu, l'hai fatto recentemente, io ti voglio bene e ti ringrazio, ti auguro ogni bene. Allora, davvero. Sentiamo invece Mauro Corona, come la vede, la stessa domanda che ho fatto sì. a Iva Zanicchi, cioè secondo voi quanto conteranno poi anche, insomma, condizioneranno in qualche modo l'andamento della legislatura, no, della legislatura, ma... No, questa falla di alcune decisioni, ecco. Sì, Mauro Corona questa. No, ma volevo, Iva, hai appena detto che vuoi ballare stretto con me e poi dici che ami Berlusconi, no, come funziona? No, no, io con te è un amore... io ho detto amo tutti, Berlusconi è un amore, ma no, con te è un amore carnale. No, tu mi piaci fisicamente, io un ballo con te lo verrei a fare su nelle alte montagne, hai capito? E cantiamo lassù in alto, pensa che bello. Devi portare la pastiglia però. Dai, che pastiglia, tutte le ma non pensiamo a quelle cose lì, non penso io a quelle cose oltretutto. Lì. È la fantasia che conta, Mauro. Ecco, brava, brava, bisogna dirlo, non è che è una cosa meccanica, ecco, no, voglio fantasia dire. Fantasia non manca, cioè, quello non manca, neanche da parte mia. Però, intanto, ma lei se n'è accorto, Mauro Corona, che sua figlia, quando io ho detto che era stato invitato a partecipare a Ballando con le Stelle, e lui ha rifiutato, ha proposto un sondaggio che la scorsa settimana lo sapeva lei? Che sua figlia ha fatto un sondaggio che la riguardava sui social, non sapeva niente? Non se ne è accorto? No, sono tornato ora. Eccolo qua. No, cosa dico? La figlia fa una cosa senza dirglielo, scusi. Un bel sondaggio sui social dove ha domandato: avreste voluto vederlo a Ballando? Questa è stata la domanda che ha fatto sua figlia, che sarà Marianna, perché è lei che gestisce i social. Marianna, e la risposta ma cosa è stata, il 65% delle persone hanno detto no, che non la vogliono vedere ballare. Peccato, ci sono io, quindi c'è Mughini. Ha fatto bene a declinare l'invito e a restare qua con noi. Allora, andiamo avanti. Ballerà, con però con Iva, solo con Iva Zanicchi. Facciamo un ballo noi che c'entra ballando, no, una solo, gara, non c'entra niente. Solo con Iva. Solo allora con Iva, gli devi strappare la promessa di venire a Roma, perché io non ci sono riuscita, quindi magari... No, io credo che verrà. Prima o poi? Appena torna Ferruccio, veniamo giù. Appena torna Ferruccio. Dove è andato Ferruccio? È andato a casa per qualche periodo perché deve aggiustare il tetto di casa, non lo so bene. Ah, ho capito, va bene. Allora, veniamo al sodo. Un'altra domanda ai politica, no, poi vi voglio chiedere... No, è un amico. No, aspetta, questo ne parliamo dopo. Sì. Poi vi voglio chiedere un'altra cosa, ma quella quel discorso che Berlusconi ha fatto davanti ai suoi deputati, non voglio entrare nel merito di quello che ha detto... Però il fatto che sia stato fatto uscire da qualcuno, che lo abbia consegnato a un'agenzia di stampa, alla Press, e tra l'altro sia stato anche accolto, nonostante poi tutti hanno preso le distanze, dagli applausi, quindi da un consenso che c'era nel suo gruppo. Ecco, cosa ti ha fatto pensare? Mi ha fatto pensare che spesso e volentieri, lo so che questa non dovrei dirla, alle serpi in seno, perché io mi ricordo quando ero in politica e, lasciamo perdere, che ho sempre poi, l'ho fatto col cuore, ma ho sempre detto che ho sbagliato, non avrei dovuto perché un artista non deve mettersi in politica, va bene, ma io sono testarda, faccio quello che mi pare. Allora, una volta, posso dirlo, eravamo in una cena organizzata dal presidente Berlusconi, c'erano tutti gli europarlamentari e tutti i parlamentari italiani. Lui stava parlando, non stava dicendo nulla di così sconveniente, così straordinario, ma immediatamente tutto quello che lui diceva era già sui giornali, l'ANSA ne era già a conoscenza. Sì. E io ho visto un Non è la prima volta. Ho visto un onorevole... che col telefonino batteva tutto quello che trasmetteva quello che Berlusconi diceva. L'hanno sempre fatto, per cui
Berlusconi lo sa, ne è a conoscenza, dovrebbe fare un po' di attenzione, ma lui non è troppo così. È troppo esuberante. Esuberante, non ci pensa e va bene. Quindi te lo devo aspettare. E qualcuno però addirittura ha scritto che lui aveva interesse a far uscire queste cose. Insomma, tu ti sei stupita del fatto che si era scambiato dei messaggi dolcissimi, come ha scritto lui, con Putin, che gli aveva inviato 20 bottiglie di vodka? Ma io questi non ho messaggi capito dolcissimi, chissà cosa sono detti. No, giuro che non ho capito questo perché non l'ho seguito tanto, perché in questo momento certo, per me la polca, ballando, non certo la porca, la polca, il valzer, la mazurka e il tango sono più importanti di tutto il resto. Io credo che non parlasse di questo ultimo compleanno, cosa sì, dici? Sì, sì, di questo. Perché lui in passato... Allora, lui all'inizio ha cercato di dire che era compleanni precedenti, ma poi si è appurato che era questo. L'amicizia con Putin lui non l'ha mai, no? Non l'ha mai rinnegata. Anche se giustamente ultimamente soprattutto Forza Italia si è un po' allontanata e certamente da Putin, da quello che lo sappiamo tutti, insomma, che la Russia ha invaso l'Ucraina. Adesso dovrebbero anche trovare il modo, ci dovremmo andare io e Mauro per cercare sono di trovare sicura una... che otterremmo sì più di loro. È perché la pace si dovrebbe anche davvero certo volere sul serio e non soltanto mandare armi o che bisognerebbe convincere questi grandi capi a UG a fare davvero la pace, insomma, via, perché non è impossibile con la diplomazia, ma si vede che non ci sono interessi, che ne so io. Vabbè. Allora, però, prima di tornare a parlare di quello che è successo, voglio chiedervi di mandare un messaggio a questo ragazzo. È una storia che ci ha colpito molto. Lui si chiama Lorenzo, ha 14 anni. I medici gli hanno diagnosticato un sarcoma aggressivo, molto aggressivo, contro cui sta combattendo, e la sua mamma ha lanciato un appello sui social. Eccolo, vedete questo ragazzo. Ha detto: scrivetegli, mandategli un disegno, raccontategli una storia, aiutatelo a distrarsi e a trovare il coraggio di andare avanti. Ecco, io ho pensato che voi due siete le persone giuste per rivolgergli proprio un pensiero. Come si chiama il ragazzo? Lorenzo, 14 anni. 14 anni. Lorenzo. Lorenzo, ascolta, io sono una nonna, ho tanti anni. Però mi piacerebbe venirti a trovare, io ho una nipotina bellissima che canta divinamente. Veniamo lì da te e ti facciamo un bel duetto. Ti va? Dai, tu devi essere forte, lottare, perché guai alla tua età, hai tutta la vita davanti. Io ci andrei, dove abita? Adesso dunque, fammi vedere. Lei Corona che cosa gli vorrebbe dire a Lorenzo? Lorenzo, appena stai un po' meglio, fatti portare qui nella tana che ti faccio vedere scolpire, ti faccio vedere le cose, ti racconto delle storie, ti insegno a fare un gufo, un coso. Stai qui una settimana con me e questo regalo lo fai tu a me, non io a te. Bravo, io Mauro, sono è bellissimo. Un papà che sicuramente si sentirà benissimo. Allora, abita a Castel San Pietro Terme, vicino a Bologna, quindi... Ah beh, siamo anche vicini, ecco, dai, via. Lorenzo, il nome è bellissimo, Lorenzo, davvero. Io mi auguro, spero che tu sia tifoso del Bologna, Dai, è una squadra proprio... Dobbiamo sostenerla, Bologna, speriamo di sì. Ci amano tutti perché siamo sempre ultimi in classifica. Vincono tutti con non date Bologna fastidio a nessuno. Non diamo fastidio a nessuno. Lorenzo, coraggio, ti vengo a trovare anche se non vuoi, io ci vengo. Va bene, no, un bacio, ciao. Ecco, invece avete visto quella copertina che l'Economist, che insomma il governo, come sapete, della Premier inglese è durato pochissimo, no? Quindi un po' si sono rapportati a noi, la prestigiosa rivista inglese ha messo in copertina l'ex premier Liz Truss, 6 settimane e mezzo appena al suo esecutivo, nei panni di una gladiatrice italiana che arrotola spaghetti, come per dire che noi abbiamo insomma contagiato con il nostro virus dei governi di poca durata anche quel paese. L'hai infastidito? Sì, sì, queste cattiverie assurde, sciocche, che da sempre tirano in ballo il mandolino, gli spaghetti, ma chi se ne frega. Certo che questa signora ha durato pochissimo, sì. Con l'esempio della grande regina Elisabetta, cioè, non ha mica tanto servito, no. Quello non moriva, ma no, abbiamo avuto un dispiacere, ma ragazzi,
è campata, quanti anni aveva? 100, è fortissima, e i funerali che sono durati una mesata, proprio non ce la facevo più, No, ho partecipato con... Certo, con però insomma, anche con... E quelle sono i rituali naturalmente. I reali. I reali d'Inghilterra. L'hanno tenuta lì, povera donna, un mese, avanti e indietro con sta bara. Però va bene, è stata una grande e l'abbiamo rimpianta tutti, omaggiata tutti. Le piaceva a lei, Mauro, la regina Elisabetta? Frega niente. Sì, mi piaceva. Ed è un fatto raro che mi piacciono i sangue blu e i privilegiati, ma lei mi piaceva, devo dire la verità. Sì, è vero, una bella immagine. Ma quella copertina dell'Economist che ci descrive sempre appunto con gli spaghetti, come inattendibili, come no. Quelli che allora, insomma i governi durano poco, l'ha infastidita o no? Beh, mi infastidisce sì, perché, ma come ho ripetuto in una trasmissione recente a Carta Bianca, quella lì è solo invidia. Bravo. Cioè l'Italia è il più bel paese del mondo, dal Tirolo alla Sicilia si potrebbe vivere di rendita, così volevo dire, però quelli che ridono pizza e mandolino e pasta asciutta sono i primi a consumare i nostri prodotti, che loro non solo robaccia, diciamo mandolino, robaccia e nebbia. Quindi io mi farei scivolare queste stupidaggini che, tra l'altro, dette da persone che governano milioni di cittadini. Insomma, bisognerebbe stare attenti a parlare fuori luogo. Certo, hai ragione. Ascolta, Mauro, ti posso dare del tu? No, Certo. Sì, sì. O del tu o del voi? Del tu. No, voglio dire, adesso, no, del tu, quello del che tu, sto per dire è una banalità, perché lo si dice sempre, mandolino... E Puccini, e Verdi, e Bellini, e Mascagni, e dove li metti? Ma dove stanno questi artisti incredibili in Inghilterra? Vabbè, certo, un paese meraviglioso, spaghetti! Noi siamo il paese dell'arte. Io dico sempre, dovrebbero mettere un grande tappeto al confine tra la Svizzera e l'Italia, tra la Francia e l'Italia, un grande tappeto, si dovrebbero pulire i piedi e poi entrare in Italia. Ti è? Ecco, gli stranieri, applauso, su, via, dai, sentiamoci italiani. Guarda che già stanno applaudendo tantissimo stasera, che non è il pubblico nostro che applaude molto, quindi gli applausi che ti stanno facendo stasera sono già abbastanza un unico. E invece c'è la Bianchina, un secondo, prima che di esaurire il tempo, perdonatemi, ancora abbiamo 10 minuti. E chiedo aiuto anche a Iva Zanicchi. Sì. Aspetti un attimo. Non lo possiamo far dopo? Mi rivolgo direttamente al Ministro della Salute. Sì. Che ci aiuti a salvare, e anche a Iva Zanicchi chiedo un aiuto, l'ospedale dei bambini asmatici di Misurina, che vogliono chiuderlo. I bambini lì sono guariti, migliaia di attestati. Vi prego, Ministro, di aiutarci a tenerlo aperto. E lo voteremo a vita. Se lei ci aiuta a salvare l'ospedale. Bene. Bravo, Mauro. Un appello al nuovo ministro della sanità. È vergognoso che chiudano ospedali. L'hanno fatto anche sull'Appennino, al mio paese. L'unico ospedale è diventato una specie di niente. E purtroppo avviene un po' in tutta Italia. Sì, certo. Però certo, questo è particolare, certo, perché riguarda i bambini che soffrono di asma. È qui, quei bambini. Bravo, Mauro, complimenti. Possono andarsi a curare lì, in montagna, sì, sì, dove che l'aria per qualcosa di bello e di buono e di utile. Bravo. Allora, intanto io vorrei, questo ce lo ricordiamo, andare avanti e, abbiamo detto del sondaggio, no, vi voglio far vedere, ecco, due foto di donne, visto che oggi sono state evocate donne, insomma, che hanno segnato in qualche modo la storia del nostro paese, e invece qui ce n'è una, pensate, questa si chiama Moia, ha 66 anni, quindi tutto sommato... e giovane, 26 dei quali trascorsi a lavorare come cameriera e barista e donna delle pulizie, però non gli hanno mai pagato, eccola qui, i contributi. E allora poveretta vive con un reddito di cittadinanza di 500 euro ed è felice perché ha trovato un posto letto in un dormitorio dove paga 1,50 euro rispetto a quei 500 che percepisce, ecco, ma è proprio un po' il simbolo di tutto quello che non funziona e andrebbe cambiato nel nostro paese.
Beh, questo è una cosa gravissima, se questa donna ha lavorato tanti anni, non gli sono mai stati riconosciuti. Quindi non ha la pensione. Non ha la pensione, avrà la minima e vivere con 500 euro per quanto lei possa andare a dormire poverina in un posto dormitorio. Dove pagare. E vabbè, sono quelle ingiustizie, quelle cose che io ne conosco tanti. E soprattutto in montagna, anche Corona, chissà quante persone conoscerà, perché vivere proprio in periferia, nei paesi, sei a contatto con le persone che davvero hanno bisogno, con la povertà, con la miseria, anche con la grande dignità, perché i montanari sono molto dignitosi. Certo. E non si lamentano, ma le carenze ci sono, perbacco. Poi non entriamo dentro a chi ha e che non se lo merita, ma pazienza, quello va bene, dai, su, non facciamo politica. Io non voglio, ti avevo detto, Bianca, non voglio parlare di politica, è un'ora che mi fai parlare di politica. Questa non è politica, questa. È vita, questa. Questa è vita, è giusto, diciamo. Va bene, bravo. E invece c'è stato, che altro deve leggere? Vedo là questo foglietto che si sta perdendo. C'ha altre cose da leggere? No. Perché la vedo distratto allora, stasera. Non sono distratto affatto. È mancato ieri un carissimo amico e anche una persona altruista, un galantuomo. Si chiamava Alfio Scandurra e faceva percorsi sulle nostre montagne con gli asini, portando bambini che non riuscivano a camminare, portando tutti. Quindi un ricordo ad Alfio Scandurra, glielo devo. Bene. Poi volevo dire una cosa, ho visto che c'è stato, hanno inventato il Ministero del Mare, no? Ministero del Mare. Sì. Io mi sarei aspettato, soprattutto da Salvini, che istituissero anche un Ministero della Montagna e aiutare queste povera gente che sono vessati da pastoie, da scartoffie, da una burocrazia che toglie le forze di imprendere e fare qualcosa. Questo volevo dirlo. Poi in ultima dirò una cosa che riguarda la nostra terra, la Sardegna. Allora, bravo. Ma scusi, ma torno a lei perché non mi piace, ma per quanto riguarda la montagna, che io sono montanara proprio nel midollo, ma questi famosi parchi che ci sono, quelli dovrebbero aiutare la montagna, invece non fa niente, prendono solo lo stipendio i presidenti vari. No. Ne abbiamo uno anche qui, parco, e funziona. Anche da lavorare a parecchie persone. Questa è una cosa buona, ma non si, il Ministero della Montagna doveva essere dato a qualcuno che dica cosa vuoi fare, vediamo. Qui è tutto proibito, con la scusa dell'UNESCO. Il Ministero della Montagna, si potrebbe vivere. Salvini, il ministro lo voleva fare a Corona, vero che gliel'aveva offerto a lei di fare il ministro della montagna? Sì, lui avrebbe detto di sì. Io però bisogna liberare l'imprenditoria personale, l'iniziativa personale. Se devo aprire un bar, fammi aprire un bar, non 10 anni di scartoffie. Poi vengo a vedere se hai fatto il furbo galera. Se hai fatto il furbo galera. Bravo. Ma fammi aprire un bar, fammi. Bene. Allora, un bar che ci vogliono. Allora, quanti allenamenti fai al giorno? Allenamenti? Cioè quanti esercizi? No, voglio dire, non dovrei dirlo, perché mi hanno detto non dirlo. Perché tutti si allenano 6-7 ore. E io non posso, mi dispiace. Non ce la Forse fai. Poi si vede anche la resa, non lo so. Io un'ora e mezzo. Ho un ballerino meraviglioso, che Samuel Peron, che capisce. Ma fate vedere Iva Zanicchi con Samuel Peron. Ecco, fai vedere il Abbiamo tango anche però, una foto. Fai vedere il casquet del tango. No, il casquet non l'abbiamo ripreso. A Mauro, dai. Non l'hai ripreso la finale. Guarda, però, è bellissimo. Il casquet meraviglioso del tango che io ho visto per puro caso, perché sabato... Vabbè, io visto... mi alleno un'ora e mezzo al giorno. Ma massimo. Quindi, non posso di più. Di più non ce la fa. No. Mi annoio, no, non posso. Poi mi stanco. Va bene. Vabbè, quindi un'ora e mezzo al giorno stai ottenendo risultati. No, tutti sono dimagriti, io sono ingrassata. E come mai? Perché il movimento, non lo so, sono diversa dagli altri, ho mantenuto il peso. Tutti mi dicono, quanto dimagrirai, ma dove? Ma per l'amor di... Allora c'è questo del casquet, voglio far vedere al signor Corona quando mi faccio il giro e cado giù per terra. Non ce l'abbiamo, mannaggia, adesso lo facciamo in tempo a recuperare. Ah, va bene, non importa. La prossima volta, anche se tu non ci sei, noi glielo facciamo vedere.
Così vediamo come okay. commenta e si prepara al caspè che farete insieme quando entrerai okay, qui. Va bene? Grazie, grazie. Allora, senti, prima di chiudere, insomma, un augurio che ti senti di fare oggi, che insomma è una giornata. Io un augurio, oggi è una giornata particolare? No. No, però nasce un nuovo governo. No, come no, certo, l'ho già fatto, lo rifaccio. Con il cuore, come tutti gli italiani dovrebbero augurare al governo di governare bene, di aiutare tutti. E io in particolar modo voglio augurare a Giorgia Meloni tutto il bene possibile di tenere la barra dritta, di non ascoltare perché le polemiche, le ingiurie, e si sa, siamo fatti così noi italiani. Vai dritta per la tua strada perché gli italiani si aspettano tanto da te. Bene. Ciao, un bacio. Grazie Iva Zanicchi, Mauro Corona, un augurio. Allora, martedì scorso ci ha ospitato a Canazei la puntata di Carta Bianca. Volevo ringraziare Fabrizio De Francesco e la moglie Bruna. Sì, vabbè, ma del un lupo bianco. Per il paese, un augurio per il paese, Corona. No, dopo. Allora, adesso devo chiudere. Adesso. Devo chiudere. La Sardegna bianchina, sì. Il selvaggio blu, l'antico percorso dei pastori sardi, ecco, viene macellato, antagliato per far fuoco degli alberi di 300 anni. Quindi io a questi fai da te dico: rivolgetevi alle guide, ci sono delle brave guide lì, Esplorando Supramonte e Daniele Geremia. Non fate da te, lì c'è un paradiso, vero, e quindi non si può massacrarlo. Abbiamo tutti la Sardegna, vero? Beh, vero. Io ultima roba. Basta, Sonia Tabai. Possiamo fare tutta la trasmissione sulle questioni che riguardano... Adesso la prossima volta parliamo del mare. Sonia Tabai, la ragazza di Montelupo. Grazie, lo vediamo la prossima volta. Grazie a Mauro Corona che l'augurio non ce l'ha voluto dare. Grazie lo stesso. Grazie però infinite davvero io. Se non mi fa parlare, accidenti. Perché lo so che eri con... Ti volevano tutti, ma insomma... No, io sono venuta da te perché quindi lo sai, ti dico grazie davvero. Stimo tantissimo e ti voglio bene. Anche grazie, io. Grazie. Un abbraccio davvero. Grandissimo. Ciao tesoro, grazie. Esci pure da qua. Attenzione ciao. Che c'è lo scalino. Sì. Ciao, grazie. Ciao, Iva. Grazie.